Sono stato io. Ho detto il falso quando ho accusato mia figlia. Non volevo uscire perché il colpevole sono io. Questa colpa mi fa stare male. Ecco le prime parole di Michele Misseri, appena liberato dal carcere di Lecce dopo 7 anni di reclusione per l'omicidio della nipote Sara Scazzi e per aver compromesso le prove durante le indagini. Inizialmente sarebbe dovuto uscire tra 12 mesi, ma il giudice gli ha concesso uno sconto di pena a causa del suo comportamento esemplare in carcere. Inoltre, ha ricevuto un modesto risarcimento, inferiore a 500 euro, per le condizioni detentive disagiate. La cella era piccola e priva di servizi igienici adeguati. Riguardo all'omicidio di Sara, avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana, Taranto, la sua versione dei fatti è sempre stata contraddittoria. Dopo 42 giorni di silenzio, confessò l'omicidio, indicando il luogo in cui aveva occultato il cadavere della giovane. Successivamente cambiò versione, accusando la figlia Sabrina dell'assassinio della cugina. La vicenda non si concluse qui. Dopo l'arresto della figlia e della moglie Cosima Serrano, Michele tornò ad autoaccusarsi. «Loro sono innocenti, ho fatto tutto da solo». Una versione dalla quale Michele Misseri non si è mai discostato. Ancora oggi, appena uscito di prigione, ha ribadito di essere l'unico colpevole dell'omicidio di Sara. I giudici non la pensano allo stesso modo. Nel 2017 hanno condannato la moglie e la figlia all'ergastolo, una pena che ora è definitiva. Nonostante ciò, le due donne si proclamano innocenti e ancora sperano in una revisione del processo. Hanno presentato ricorso e attendono sviluppi dalle istanze competenti. Secondo l'avvocato Franco Coppi, difensore di Sabrina, il vero responsabile dell'omicidio è proprio lo zio Michele. Ho interrogato Misseri in corte d'assise e gli ho chiesto brutalmente ed esplicitamente se fosse lui l'assassino di Sara. Mi ha risposto di sì. In base alla lettura che faccio degli atti, da una parte ho elementi per convincermi che mi dica la verità quando si riconosce responsabile dell'omicidio. Dall'altra continuo a ritenere che Sabrina avesse un alibi di ferro. Quindi alla colpevolezza di uno corrisponde l'innocenza dell'altra. Ecco perché mi sento sicuro di quello che dico, ed ecco perché ho sofferto e soffro questa decisione. Secondo l'avvocato Coppi, il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile a un approccio sessuale di Misseri verso la nipote, alla quale la ragazza si sarebbe ribellata minacciando di rivelare tutto alla cugina Sabrina. In risposta, lo zio l'avrebbe uccisa, nascondendo successivamente il cadavere. Tale interpretazione diverge notevolmente da quella dei magistrati, i quali sostengono che Sabrina, con la complicità della madre Cosima, abbia strangolato Sara per gelosia e rancore, entrambe innamorate di Ivano Russo. Il crimine avrebbe avuto luogo nella casa Misseri, situata in via Deledda. Nonostante la convinzione dei giudici sulla loro colpevolezza, Misseri continua a difendere le cugine e ad autoaccusarsi dell'orribile delitto dell'uccisione di una bambina. Uscito di prigione, zio Michele ha raggiunto Avetrana in auto insieme al suo avvocato. Ancora indeciso se ritornare a vivere nella casa di via Deledda, teatro degli eventi tragici, sta valutando l'opzione di accettare l'aiuto di uno dei pochi amici rimastigli. Le prime notti non le ha trascorse a casa, poiché la villetta è stata presidiata dai giornalisti e Misseri non si è fatto vedere. Da quando è stato imprigionato non ha mai fatto richiesta di permessi premio. Durante la sua detenzione ha ottenuto il diploma di terza media, ha completato un corso per diventare falegname e ha dedicato del tempo al volontariato per la Caritas. Ci sono due innocenti in carcere. Spero che qualcuno mi creda, che ci sia qualcuno che abbia un dubbio su come sono andate le cose. Mi vergogno, mi sono rimasti pochi amici. Sono solo. Devo ringraziare mia figlia Valentina e mio genero, gli unici a venirmi a trovare. Infine chiede: datemi un lavoro nei campi.